materiale consegna agli assessori delle deleghe. Noi abbiamo il dovere di far sì che la composizione della giunta sia adeguata al momento che stiamo vivendo. C'è stato un tempo in cui bisognava in qualche modo evitare il fallimento, è stato un tempo duro, lungo, nel quale ci siamo concentrati nell'evitare il default del Comune di Palermo per effetto della dissennata gestione del passato. Oggi che siamo fuori dal tunnel del dissesto, ho pensato che fosse necessario, anche raccogliendo alcune disponibilità di assessori uscenti che desideriamo tornare dopo il servizio militare obbligatorio come assessori, tornare al loro impegno professionale, di procedere ad una seconda fase che durerà fino a dicembre di quest'anno, quando, come è noto, faremo la verifica al giro di boa, perché a dicembre di quest'anno saremo a metà del mandato e lì poi ci sarà la squadra definitiva. Io ho mantenuto per me tutto quello che riguarda tre aspetti essenzialmente. Uno che riguarda la macchina comunale in tutti i suoi aspetti di innovazione, di sviluppo organizzativo, oltre che di personale, ivi compresa l'avvocatura comunale. Poi ho trattenuto per me la parte che si riferisce ai fondi extra regionali, quindi fondi europei, fondi internazionali, e accanto a questo la parte che si riferisce alle relazioni istituzionali con gli altri livelli di governo regionale, nazionale ed europeo. A Gessi se ne occuperà evidentemente il sindaco assieme agli assessori Abbonato e La Piana, in ragione appunto delle specifiche competenze. Giuro di dire di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia con... La mia linea è quella che il patrimonio storico di questa città va tutelato, ci deve essere un impegno straordinario del pubblico e del privato con le disponibilità delle risorse finanziarie attuali, che sono tutto sommato, come ben noto, limitate, per cercare di mettere non solo in sicurezza ma il patrimonio di questa città, ma soprattutto valorizzare questo patrimonio. Penso che il tema della disoccupazione giovanile, per un assessorato che deve occuparsi di sviluppo economico e lavoro, debba essere un obiettivo. Occorre puntare lo sguardo verso questa tematica, che è il vero problema della nostra terra, la disoccupazione giovanile. Poi penso che sia importante lavorare per obiettivi con una verifica a breve termine come quella di fine anno. Penso che sia un modo sicuramente proficuo per poter confrontarsi con tutte le categorie produttive di questa città e sviluppare quel lavoro di rete, di sinergia che la città ha bisogno per cominciare a ragionare sulle soluzioni. Adesso si è affrontata l'emergenza economica, questo comune, differentemente da tanti comuni al dissesto economico, può puntare lo sguardo verso il futuro. Giuro di adempiere. Palermo secondo me non ha bisogno di nuova cubatura, ma ha bisogno di riqualificazione energetica, ristrutturazione, riuso di tutto il patrimonio esistente, non utilizzato. Lo strumento regolatorio, quindi il piano regolatorio, è uno strumento complesso nella sua realizzazione, che ha tempi molto lunghi. Io vedo sono propenso verso strumenti molto più snelli, come ho detto, piani di riqualificazione di quartiere che ricostruiscono una città policentrica e con forte identità dei quartieri. Per ora il centro storico ha una forte identità, ma altri quartieri non hanno questa stessa identità. Quindi costruire e far emergere l'identità dei quartieri in modo particolare delle borgate marinare. Quindi secondo questa sua visione la scelta di chiudere l'ufficio centro storico è stata giusta da parte dell'amministrazione? No, secondo me sul ragionamento della chiusura dell'ufficio centro storico è legato molto. Io ho visto che c'è un polo tecnico, questo polo tecnico è importante per interagire, la città è una. Giuro di adempiere le mie funzioni. Insomma, accelerare un pochettino il monitoraggio che è stato già avviato da parte dell'amministrazione della situazione amianto, e quindi cercare nel più breve tempo possibile di liberare da questo momento di chiusura il parco, che è un parco che ha un'enorme potenzialità. Io già ero impegnato come ortobotanico nel
potenziare in qualche modo lo spazio verde del Parco Cassarà con l'impianto dei frassini finanziato da Rocher, non so se avete seguito questo progetto di piantare 10.000 piante appunto nel Parco Cassarà, e quindi è chiaro che sono anche coinvolto sotto un altro profilo nel cercare in breve tempo di riqualificare tutta la parte che attualmente non è agibile.